È mia moglie. Guardavo, ma perché porta quella mascherina? E porta la mascherina perché non si vuole stancare la vista. Ma ha qualche disturbo alla cornea. Ma quale cornea? Chissà andare a vista sta cosa della mascherina. Dice che gli mantiene gli occhi freschi. Siccome è stata scoperta da un regista cinematografico, andiamo appunto a Cannes perché lei deve fare un provino per fare un film. Ah, bene. E non male. Perché lei non acconsente? No, io non acconsentirei, ma tanto lei si presenta lo stesso. Ormai non c'è più niente da fare. Si è messa in testa la fanatrice. Sono 20 giorni che non mangia per dimagrire. Ha frequentato l'Accademia d'Arte Drammatica. Ma quale accademia? Noi siamo fruttaroli. C'è Merbanca ai mercati generali. Sta poracocca fino all'altro ieri sta a venire i carciofoli. Mo da un momento all'altro gli ha preso la malattia. Vuol fare attrice. Ma lei crede che abbia delle qualità, del temperamento? Beh, insomma, il temperamento ce l'avrebbe. C'ha pure un bel fisico. Ma io, che sono suo marito, che me la vedo proprio nell'intimità, come l'ha fatta madre natura. Lo so che è piena di difetti, ma se io lo dico, se mette a strillarsi... Albe, hai finito di parlare cose intime agli sconosciuti? Se quelli mi hanno scelto per fare provine e mi hanno pagato il viaggio di prima classe fino a Cannes, vuol dire che una ragione c'è, no? Già. Ma io sono preoccupato. C'è Merbank, il magazzino, abbiamo lasciati soli pieni di verdura. E non ti preoccupare del magazzino, tanto c'è mio padre. Hai capito, c'è il padre. Io di tuo padre non mi fido, quello si addorme con la pippa accesa e mi manda a fuoco tutto. Albe, ma se quelli mi danno 5 milioni per ogni film che devo fare, ma che me frega a me se va a fuoco il magazzino? A 7 mi parla, manda a fuoco il magazzino. A Giovanna non ti illude, tu l'attrice la può fare. Ma perché non la posso fare? E molto lo dico, sei piena di difetti. Ma me lo vedi quali sono sti difetti? Signore, non conosce nessuna lingua, manchi l'italiano. Ha fatto la quarta elementare, sai parlare? Bestemmi pure. Ma che stai a dire? O di quello che te pare. Intanto a me mi hanno scoperta. Ma Giovanna, non potrai mai uscire. Ma non te senti quando parli? C'ha la voce rauca, c'ha la voce di tuo padre, c'hai. Beh, quello non vuol dire. Perché la doppiano. Fanno parlare un'altra al posto suo, una vera attrice. Ecco. Beccate questa. Beccate questa. Chi se ne fa...